A heart attack. È un attacco di cuore. Apparently she had it for a long time but never told anyone. Quindi a quanto pare ha avuto questo problema a lungo, però non l'ha mai detto a nessuno. And coincidentally it got worse after I left. Per coincidenza è peggiorato dopo che io me ne sono andato. And I just can't stop thinking about it, wondering if me being there would have made a difference. E non riesco a smettere di pensarci, a pensare al fatto che se io fossi stata lì, magari potrebbe essere andata in maniera diversa. And if it's true she had that for a long time, why didn't she tell me she was sick when we were together? E se è vero che ce l'aveva da tanto tempo, perché non mi ha detto che era malata quando stavamo insieme? I don't know, I just feel like all kinds of failure. Non lo so, mi sento come una... All kinds of failure, diciamo, mi sento come un fallimento totale. And to make it worse, I also lashed out at Gabby, infatti, per peggiorare le cose ho anche trattato male Gabby. Yes, she was blaming me for her sister dead and all, but... Sì, chiaro, mi stava dando la colpa del fatto che fosse morta la sorella, ma... she's just a kid, for fuck's sakes. She lost the sister, who pretty much raised her on her own. Chiaramente c'è solo una ragazzina, cazzo. Ha perso la sorella che l'ha cresciuta. I suddenly can't remember what stopped me from apologizing. E per come ciliegina sulla torta, in più mi sono dimenticata, da un giorno all'altro, da un momento all'altro non mi riesco neanche più a ricordare cosa mi abbia fermato dal chiedere le scuse. Dal chiederle scusa, chiaramente, da chiedere scusa a Lenore. Pride, fear, a stupid effort to leave the most awesome person I loved as a thing of the past. Quindi, appunto, paura, eccetera. Un tentativo stupido di lasciare la migliore persona che io... The most awesome, la più fantastica, la persona più fantastica che io abbia mai amato e tirarmela dietro e lasciarla come, insomma, farla diventare una cosa del passato, lo sto traducendo mezzo letterale, abbiate pazienza, però si è capita la cosa. Qua andrebbe ristrutturata tutta la frase. Who cares? I lost my chance to apologize to her forever, truly forever. Quindi che importa? Ho perso la possibilità di scusarmi con lei per sempre, veramente. I'm such a piece of shit, sono una pezza di merda. Pezzo di merda. A selfish piece of shit. Una pezza di merda che pensa solo a se stessa. I honestly don't know what to say. Non so cosa dire. Beh, giustamente anche io sarei rimasto un po' scioccato dalla situazione. I didn't expect the story to be this. Non ce la fa più, Alma. You boob tender. Boob tender anziché bartender. Ok, come possiamo dirlo qua? È perché barista, non lo so, bombista, come diciamo? La bombista, chiamiamola bombista. Bombista, yes? Non lo so, bisognerebbe pensarci bene. Boob tender in italiano come lo si può dire? Se vi viene in mente qualcosa, raga, scrivetemelo nei commenti. La cosa più stupida che vi viene in mente per tradurre boob tender, che quindi una barista si suona, come si potrebbe dire? Ci sto pensando. Secondo me ci sarà sicuramente qualcuno che ha qualche storia divertente da raccontare a riguardo di qualche barista si suona che aveva un soprannome particolare. Mannaggia la miseria. Siamo maschi, siamo sciocchi. Però ci piace fare ste cazzate. Can you get me a big beer here? Vuole un birrone lei. Coming right up. Allora, birrone. Birrone, la big beer, quella grossa è enorme. Cioè, tipo super alcolica la birra doppia, che se la prendeva al nostro, il tipo, tra l'altro quel tipo che veniva all'inizio, che adesso non mi viene più il nome, io non so neanche che fine abbia fatto. Mixed, boom, birrone, via. Big beer for Jill. Boob tender. Chi lo sa.
I need to remember to take care of the guns in my apartment. Ok, infatti deve ricordarsi di sistemare le lattine nel suo appartamento, che sono tipo 2 settimane che c'ha 10 e passa lattine buttate per terra. Maledetta Jill, disastro di donna. Do you drink lots of beer? Bevi tanta birra? One of the perks of the BTC issued liver implant is that I can drink lots of beer without getting too wasted. Ah, quindi una delle cose positive di avere un fegato della BTC, un impianto nel fegato della BTC, quindi credo che abbia un fegato che non è proprio completamente biologico, ma un biomeccanico o qualcosa del genere. Boh. È che posso bere un sacco di birra senza devastarmi. Oh! Hey Jill, what kind of girl was Leonor? Che genere di ragazza era Leonor? Qua proprio il coltello lei nella piaga, mamma mia, c'è Alma fa i video quelli dei coltelli a 100, a 1000 gradi, coltello, red hot coltello che attraversa la piaga di Jill e devasta tutto. Era calma ed intelligente. Back in college I was too thick-headed and got riled up easily. Stressed was my default state. Ok, lei invece nel college era sempre stressata. So, just like you're behaving right now, quindi proprio come ti comporti adesso. Shut up, I was worse. Zitta, era peggio. Can't picture that, non riesco ad immaginarmelo. Don't, it's embarrassing. No, non farlo, infatti, è imbarazzante. Anyway, she was always there, finding a way to cool me down. Quindi lei era sempre lì a trovare un modo per farmi calmare. She was also able to hold conversations about pretty much any topic. Ok, quindi lei riusciva ad avere una conversazione su qualsiasi topic. One time I saw her go from talking about video games to talking about sports. Wow, qua che capacità, ragazzi. Wow, ma questa è una roba da mamma mia. Mamma mia, le Olimpiadi della matematica proprio. Una volta l'ho vista, ok, cambiare discorso da videogiochi a sport. Mamma mia, ragazzi. E poi a una certa ha parlato pure di e-sport, di sport elettronici, così, cioè boom boom boom, 3 topic in una serata, ragazzi. 8 e mezzo di Q, madre mia. All of that variety while still being a hardcore scientist. Quindi tutta questa varietà, e in più era una scienziata. Ok, questo, scienziata hardcore scientist, una scienziata hardcore, questo è potente. Ma insomma, cambiare discorso 2 o 3 volte, minchia, a meno che non sei una pietra. She would always push me into social interactions, quindi cercava sempre di spingerla a fare interazioni sociali. If she saw me by myself, she would drag me with her, quindi se mi vedeva da sola mi trascinava con lei. Watching people is fine, but talking to them is better, she would say. Quindi guardare la gente va bene, ma parlare con la gente è meglio. Questo è quello che diceva. Leonor would always present me to her many acquaintances as the girl I don't mind cuddling with for hours. Che carina. Quindi Leonor mi presentava ai suoi conoscenti come la ragazza con la quale non ho problemi a coccolarmi per ore. Ah, man, I'm gonna miss her. Mi mancherà. After a point I didn't even think about getting back into a relationship with her, but... Ok, quindi dopodiché non pensavo neanche di mettermi più con nessuno dopo la storia con lei. Ma... She was such an awesome person, I just wanted to apologize. Volevo solo chiederle scusa, era una persona fantastica. E adesso? È morta. You know, in a cruel twist of irony, she's the one that made me pick up bartending. Sai... In un cruel twist of irony, addirittura. In come si dice? Per uno scherzo dell'ironia, noi potremmo dire. È stata proprio lei che mi ha fatto prendere la strada del bartender. Back when I was thinking what the hell to do with my life, I remembered a night we spent in a club. Quindi nel periodo in cui stavo pensando a cosa minchia fare della mia vita, mi sono ricordata di una notte che avevamo passato in discoteca. She started talking about how the drinks were synthesized, the chemistry involved, the reactions and all that. Quindi ha cominciato a parlare di come i drink fossero sintetizzati, la chimica che c'era
che veniva utilizzata e le reazioni e tutto quanto. Everything sounded so fascinating. I remember saying that her talk made me want to start mixing drinks. Era tutto così affascinante, da come lo poneva lei, e mi ricordo di aver detto, di averle detto che lo aveva reso così interessante che mi faceva venire voglia di cominciare a mescolare drink. She said, if everything else fails, why not take up bartending? E lei ha detto, se tutto quanto dovesse andare male, perché no? Interesting. Are you okay? Va tutto bene? No. For some value of okay? Yeah. It's just... non ce la fa più. I wanted to thank you, Alma. Ah, ti volevo ringraziare, Alma. Thank me. Per aver ascoltato tutta la storia, naturalmente, Alma. Sei spessa pure tu, Alma. I guess I just needed someone to tell all of this to. And you were the one. Ma l'hai detto pure a Dorothy l'altra volta. Quindi credo che tu avessi bisogno di raccontare tutta questa storia a qualcuno. E tu c'eri. You volunteered yourself, insisted on listening to me. Quindi ti sei offerta volontaria. Hai insistito ad ascoltare, a volermi ascoltare. You stood there, listening to the whole thing, from the beginning to end. O forse da un orecchio gli è entrato e dall'altra gli è uscita. Che ne sai? Sei rimasta lì ad ascoltare tutto quanto il racconto, dall'inizio alla fine. I know I might not be the most expressive person, that I'm not the one to spout love and fluffiness, but so che non sono, insomma, la persona più espressiva, la persona che sprizza amore e morbidezza da tutti i pori, ma mi piaci molto. I really like you. Proprio l'inglese per esprimere questi concetti è veramente grave. Maybe I'm just a bartender and you are just a client. Forse sono solo un bartender e tu sei solo un cliente. But I really appreciate your friendship, or at the very least your patronage. Ok, addirittura patronage. Wow. Quindi, ma apprezzo molto la nostra amicizia, o quantomeno la tua clientelleria, tipo il fatto che tu venga qui nel bar. Patronage, vediamolo un po' però per sicurezza, perché patronage, perché i patrons sono i, vabbè, qua dice mecenatismo, dai, su. Non è neanche patrocinio né patronato. Comunque i patrons sono letteralmente i cosi. Sono i... come si dice? Mannaggia la miseria. Sono i clienti, no? Che vanno dentro al bar, insomma. Penso che valga anche per altri cosi. Non è... Vuole anche significare patrono, che poi i patroni sono protettori, mecenati, altre cose, ma in questo caso no. Perché sono andato avanti? Aiuto? Ah no, ok. Vabbè, quindi ho quantomeno il fatto che tu sia una mia cliente. I really enjoy working for you. Mi piace molto lavorare per te. Jill, are you dying? Jill, stai morendo? Shut up, I'm trying to have a heart to heart here. That's it, sto cercando di fare cuoricino a cuoricino qui. Sorry, it's just... Scusa, perché solo che... Just wait for you to get so sappy. Solo che è strano vederti così. Oddio, sappy da sap? Succoso? Perché? Vabbè, diciamo così. Croccantina, eh? No, croccante, no, diciamo così. Io direi croccante. Con il mio vocabolario strano, ma diciamo. Così amorevole. Well, I just realized that the saddest thing is how I'll never be able to make amends. Ok, beh, ho appena realizzato che la cosa più triste, che immagino lo dica in generale, la cosa più triste che possa capitare è che non sarò mai in grado di fare ammenda per quello che è successo, quindi di chiedere scusa. Ho premuto cosa. And it hurts like fucking hell, you know? E fa male. Una cifra. Dannazione. Sai? I never, and I mean I never wanna feel that way ever again. Quindi non voglio mai più sentirmi così. Mai più. I don't want someone to suddenly exit my life and have my last memory of them involve something nasty. Quindi non voglio
che qualcuno d'un tratto esca dalla mia vita e che l'ultima memoria che ho di loro abbia a che fare con qualcosa di cattivo, di non bello. I don't want the lingering grief of having burned a bridge on a whim. Aspetta, qua dobbiamo leggere un attimo perché non mi ricordo un paio di parole. Allora, vediamo un po'. Che vabbè, grief è dolore, però whim non mi ricordo. Ah, è vero, il capriccio. Che poi dicono sempre capriccio in 80 modi diversi su sto cavolo di gioco, incredibile. Quindi non voglio quel dolore che rimane lì, no? Costante. The lingering bring of having burned a bridge on a whim. Per aver tagliato un ponte per colpa di un capriccio. I want to avoid that at any cost. And if it means breaking character every once in a while, so be it. Quindi voglio evitarlo a tutti i costi. E se questo significa che io debba uscire dal mio personaggio di tanto in tanto, beh, sia. I'll let everyone know how I really feel about them. Quindi dirò a tutti quanti cosa realmente penso di loro. And if I ever fight with them, I'll swallow my pride, muster all the courage and I can and be the one to apologize. Ok, non è necessario però sempre questo, a volte devono chiedere scusa agli altri. Quindi, e se dovessi mai litigare, ok, ingoierò il mio orgoglio e tirerò fuori tutto il coraggio che ho e sarò io a chiedere scusa. I hate feeling like this, hate it. Quindi odio sentirmi così, lo odio. That's a nice resolution. Maybe I'll be a copycat and do the same. Questa è un'ottima soluzione. Forse cercherò di copiarti e farò lo stesso. Alright, enough sappiness. Get back here. I'm on duty, you know. Quindi ok, abbastanza succosità. Torna qui. Devo lavorare, sai. Fine. Se sono scambiate. E non credo che vedremo mai più Jill dall'altro lato, eh. Abbiamo quasi chiuso, però. È stato divertente finché è durato. I mean it, you know. Thanks for everything today. Nel senso, lo dicevo sul serio, sai? Grazie di tutto. Silly Jill, you listen to my problems and I listen to yours. That's what friends are for, right? Dice Jill, ma sei proprio una sciocchina. Hai ascoltato i miei problemi, io ho ascoltato i tuoi. E questo quello. A questo servono gli amici, no? Giusto. I'll be leaving now. Oh, before I forget, adesso me ne vo. Ma prima che mi dimentichi, did you ever talk about all this with your parents? Ne hai mai parlato con i tuoi? They know the basics, but I haven't told them about Lean or Death yet. Ok, quindi sanno le basi, ma non gli ho parlato ancora della morte di Lenore. Why don't you do that sometime? Perché non lo fai una volta o l'altra? I don't know, I don't want to bother them with my problems. Non lo so, non voglio disturbarli con i miei problemi. Don't be silly, they are your parents. They live to share your problems. E non essere sciocca, sono i tuoi genitori. Vivono per sapere i tuoi problemi. You should try having a talk like this with them sometime. They'll appreciate it. Dovresti fare una chiacchierata di questo tipo con loro prima o poi. Sicuramente a loro farà piacere. Anyway, I'm out. See you on Sunday. E se ne va. E ci vediamo per la festa. Take care. Chissà se la festa è l'ultimo giorno e poi è finito, maledizione. E wow. That Alma girl sure is nice. Quella ragazza, quell'Alma, è carina. Ah, boss, did you hear all that? Quindi, capo, hai sentito tutto? Not all of it, but a good chunk. At the very least. Non tutto, ma un bel pezzettone. Se non altro. Your expression changed a lot already. La tua espressione è cambiata molto. Veramente? You look happier, sembri più felice. Il che è bene, è un bene. Anyway, let's call it a day. I expect an even brighter Jill tomorrow. Quindi, si va a casa. E domani mi aspetta una Jill ancora più felice. Oh yeah, boss, about those chicken wings. A proposito, quelle alette di pollo. Fucking idiots at the spicy chicken. Detti idioti allo spicy chicken. Sorry, Dana, we don't have enough spices for your order until tomorrow, they said. Mi dispiace, Dana, non abbiamo abbastanza spezie, ma in questo caso, diciamo, pepini, peperoncini. Non c'erano i pepini, mancavano. Quindi non c'erano abbastanza per il suo ordine. Fino a domani l'hanno finito, non c'erano abbastanza, they said. Is that how they treat their regulars? Oh, call the manager.
Madonna, Dana è una Karen 2.0, dice così che tratti i tuoi clienti abituali? Chiama il manager. Capo? Quanto abbiamo fatto? Ma Total Funds, questi sono tutti quelli che c'ho, ragazzi, non arriviamo a 8.000, se abbiamo... Wow, siamo fottuti. Non abbiamo fatto una lira. No, ci hanno staccato la luce. Ci riattaccano la luce il 15 gennaio. No, Jill Powers got cut. This was surely distracted at work. Adesso sarà distratta al lavoro. Ci hanno staccato la luce. E io che avevo tenuto i soldini fino all'ultimo. Maledizione, ragazzi. Che flop infinito, cavolo. E lei come fa adesso a caricare il coso? Mannaggia la pupazza. Ci hanno staccato la luce. Diamo un'occhiata qua. Augmented Eye. Lilim receiving qualcosa. Ma questa non l'avevamo letta. Lana Smith scrive tutto. Scrive tutto Lana. Grand Slam Fighters. Qua si parla di wrestling. Andiamo allo shop un attimo. Va, vediamo che possiamo comprare. Praticamente abbiamo comprato quasi tutto in realtà. Il banner di Kiramiki preso. Il tè, na. La lanterna. Cos'è questo? Vintage gaming, vai, questo ci piace. Ma in realtà posso comprare tutto. Cos'è questo? Minchia, sto replica toy Turing costa 1 milione di dollari. 500, 900. E ho comprato tutto. 300, basta, io ho svaligiato tutto. So unnecessary, achievement sbloccato, così roba non necessaria. Abbiamo riempito casa, abbiamo il robottino, l'alberello di Natale, il poster di Kiramiki, adesso abbiamo tutto dentro casa, però non abbiamo la luce. Ce la riattaccano il 15, maledizione, salviamo pure. Ah, mannaggia. Qua la situazione è, vabbè, non so, forse se uno si riteneva dall'inizio forse ce la faceva ad arrivare a 8K, però ci hanno staccato la luce, e vabbè, che tocca fare. Allora, salvare abbiamo salvato, siamo arrivati alla fine di questa settimana. Prima di ringraziarvi, raga, mi raccomando, stay safe, state a casa, mi raccomando, tutti quanti bene, e poi finalmente a maggio, se tutto va bene, riusciremo ad uscire nuovamente. Io spero che vi sia piaciuto quest'altra settimana di questo Let's Play. È stato un onore avervi qui e sapere che dedicate le ore della vostra giornata a vedere quello che confeziono appositamente per voi. Ma scherzi a parte, comunque, se siete arrivati fino a qui e non seguite il canale, regà, e vi va bene, fatelo perché date una mano al canale a crescere. Dare tutto e ci vediamo la prossima settimana con altra azione bartending futuristica e futuribile con la nostra amica Jill. Alla prossima, ciao ragazzi!